Oggi per trovarmi, invece di cercare Nemo, dovete cercare il grande Puffo. Puffetta. E non sono bionda come te. Yuppie. Day 2. Where are you going? Going so fast tonight. Have you ever stopped beside the road to smell the rose of life? Take a breath now. Don't hold it in too long. 'Cause you might end up missing out on life's short little song. She's saying, ooh, you've got one life to live. She's singing, ooh, got one life to live, don't let it go. Secondo me quelli che non hanno risposto hanno detto: ok, stronza, andiamo avanti. Passami.
uscite per andare a prendere le schiscette per mangiare. Stiamo morendo di fame. Io sono KO, ho passato le ultime 2 ore e mezza a salutare tutte voi. Tutti voi, anche maschietti c'erano. E mi ha fatto strapiacere, però vi giuro, sono tipo in un altro pianeta, mi sento proprio allampanata, non so come si dice, rincoglionita, ecco. Cibo. Le uniche parole che capiamo ora sono fame e cibo. Ho preparato del riso saltato con verdure, uova e abbiamo aggiunto una scatoletta di tonno, anche per Veronica. E finalmente mangiamo. Mettiamo la traduzione sottoscritta in italiano. Mi ha fatto venire da ridere, grazie. Rimini Day 2 si conclude qui, sono circa le 4:30, ma siamo KO e quindi capiamo se ci vuole un fisico bestiale, davvero. La prossima volta faccio tipo un... l'allenamento, cioè perché ti alleni per sopravvivere al Rimini Wellness? La prossima. Chi dura 3 giorni di fila e non molla alle 4 è un grande. Però noi adesso andiamo a prendere lo yogurt che ieri ci mancava. Poi torniamo a casa, studiamo e poi stasera siamo a cena con tutti gli altri. Lo studiamo, è così credibile che è stato coperto dal rumore dell'autobus. Studiamo. Ah no. Breve storia felice. Siamo tornate alle 4:30, abbiamo studiato fino alle 6:30, poi siamo crollate totalmente, ci siamo buttate a letto perché non connettavamo più. Ci siamo svegliate adesso, sono le 8, andiamo a cena con gli altri alle 9:30, quindi dopo aver fatto merenda alle 4:30, 5, adesso facciamo una specie di apericena perché le 9:30 è tardissimo e noi stiamo già morendo di fame. Quindi sto preparando qualcosa di semplicissimo. Sto cucinando le ultime zucchine rimaste e poi ci facciamo qualche fettina di petto di pollo, giusto così per tirare fino a cena e basta. Quindi adesso mangiamo prima di andare a cena. 9:30 è tardi, ragazzi, 9:30 è tardi. Comunque sì, ho perso la voce, ho mal di gola. Mi avete distrutto. Comunque sono felicissima. Ragazzi, guardate che finalmente ho trovato. Sì. Buongiorno a tutti. Anzi, buonasera. E finalmente. Buongiorno. Ci siamo rincorsi per tutta la fiera. Ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo messo 2 giorni per trovarci fuori fiera al ristorante. Giustamente, sempre mangiato. Sempre mangiato. Cioè, perde senso. Eh sì, perché sei già lì. Io oltretutto non ho visto un cazzo di gara, un cazzo di niente. Io pure. Io mi sono presi caro. Grazie. Grazie. Prenderei un
un altro piatto di verdure, ma non mi sa. Piuttosto mi prendo un gelato. Non è tanto quello. Leggermente fame, vero? Abbiamo appena lasciato l'appartamento e ci stiamo dirigendo alla fiera per l'ultimo giorno. Avevamo pensato di non andare perché poi dovevamo partire per Parma, però non volevo lasciare la fiera così senza un ultimo saluto, volevo anche salutare tutti gli altri. Quindi torniamo per un paio di ore massimo e poi partiamo. Basta. E oggi mi troverete, mi troveranno, mi hanno trovato come cartone animato. Langhi Sobri all the way. Ragazzi, vi presento, aspetta, sì, a fuoco? Mauro, che mi ha portato lo gnocchetto sardo senza glutine, un amore, grazie. Presentati, visto che adesso è appena aperto un canale YouTube, no? Ragazzi, sì, adesso potete cominciare a seguire anche me su Instagram, Ulisse il viaggio continuo fit, e poi su YouTube Mauro Bundi. Mi raccomando, vedete se vi interessa la situazione. Come si dice, vi lascio tutti i link qui sotto di tutte le persone che incontro e che vi presento. Seguite Mauro! Strong Iron, e persino la maglietta, ragazzi, persino la maglietta. Trovate il suo link in descrizione, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Bravo, lo stesso vale per voi, iscrivetevi al suo, io non sono brava a fare queste cose. Sì, ok? Ecco, beh, vabbè, molti sarete già iscritti, però chi non siete ancora iscritti, iscrivetevi a tutti i miei canali. Sono qui insieme a Cherry, Cherry Darling, padovana doc come me. Aspetta. Ok, adesso possiamo parlare. Ok. del gruppo malati di palestra. Anche avete un canale YouTube? Sì. Abbiamo tanti canali e nessuno è seguito bene. No, il mio adesso è seguito quasi bene. Ok. E posso pubblicizzarlo? Finalmente. Ma scusa. Danny Lazzarin su YouTube. E l'ho aperto un mese fa e ho già 3 video. No, qualcuno in più. Molto bene. Sono bello rivederci, incontrarti finalmente. Però ci stiamo avviando verso l'uscita. Ultimo giorno, abbiamo fatto davvero poco, circa un'oretta, però volevo davvero ritornarci e ovviamente mi sono stradivertita. Finisco il Rimini Wellness con un po' di tristezza e nostalgia di già. È bellissimo, è un ambiente stupendo e sono davvero davvero felice. Allora, ciao a tutti i chicchini del vlog della Silvietta. Ieri siamo andati a mangiare e la Silvia si è presa una piadina e mezza. Non so se ve lo metterò nel vlog, però. Sì, certo. Ok. Bisogna mangiare. Comunque, allora, ottimo mezzo per chiudere il vlog. Alla grande. Ragazzi, è finito qui per me il Rimini Wellness. Anche per noi, in realtà. Tutta questa bella gente che in realtà non li ho praticamente mai visti. Però sono ieri sera. Non è vero, dai. E è stata un'esperienza bellissima vedervi tutti e salutarvi. Parlo dopo 2 anni che ero arrivata 2 anni fa senza conoscere nessuno e quest'anno essere fermata di 30 secondi è stato bellissimo, un'esperienza indimenticabile. E quindi ci vediamo al prossimo Rimini Wellness. In un prossimo video io vi chiuderei il video alla Simone Workout, ma poi sembrerebbe un po' scontato. Quindi, ciao!